Ciao a tutti, la Piero della Francesca. Allora, qualche giorno fa qualcuno mi ha chiesto di parlare della Trabant, un'auto molto importante per la Germania, soprattutto per la Germania dell'Est. La Trabant, allora, i tedeschi più di chiunque altro sanno quanto l'auto significhi libertà. Lo dice appunto la storia della Trabant, perché la Trabant era la macchina all'est, era la macchina del popolo, no? Come qui all'ovest c'era la Volkswagen, là c'era la Trabant, cioè nel senso che beh, aveva un altro nome prima, qualcosa del genere. Poi è diventata Trabant, nel 57 l'hanno chiamata Trabant. Mentre Hitler aveva già fondato la Volkswagen, non è che l'avesse fondata lui, aveva creato la macchina del popolo, la Volkswagen, Volkspopolo, Wagen, auto. Dopo la fine della seconda guerra, ecco che negli anni 50 nasce la Trabant all'est. C'era anche un'altra fabbrica di automobili all'est, di auto molto più, però erano veramente auto non alla portata della gente dell'est. L'est dominato dai russi, l'est dove i russi erano presenti fino all'88, 89, 90, fino alla caduta del muro. La Trabant è stata prodotta fino al 91. Fino al 89-90 è stata prodotta, fino all'88-89 è stata prodotta col motore 500 cc e poi nel 91 venne prodotta col motore della Volkswagen Polo 1100. Nonostante questo, i tedeschi sono riusciti a mettere da parte la Trabant pensando all'evoluzione, pensando all'inquinamento, pensando a quello che sia. La Trabant è una parte importante della Germania. Prima di tutto perché ha due sole marce, una avanti e una indietro, velocità massima 112 km/h, ed è stata una cosa importante perché permetteva a quelli dell'est di muoversi, ed era una macchina a parte leggerissima, veramente molto leggera, ma a parte il telaio era fatta in materiali plastici, quella chiamano la macchina di cartone, perché era fatto di materiali pressati e poi riempiti di resina, quindi tipo cartoni, poi riempiti di resina e diventava plastica. Non so se era tipo cartone, però c'era realmente, veniva fatta con un materiale che non è deperibile, ok? Non si distrugge il materiale della Trabant. Nel senso che è un materiale molto solido, ma non tende come il ferro a creare ruggine e quindi poi a sparire mano a mano e a degradarsi. I materiali della Trabant non degradano, almeno la carrozzeria. Tanto è vero che molte Trabant che sono state portate in demolizione, molta della loro carrozzeria è stata poi riutilizzata per fare gli asfalti. Tanto per dire, molte di queste carrozzerie sono state riutilizzate per fare gli asfalti. Forse sarà per questo che gli asfalti tedeschi sono migliori, perché molti dei materiali della Trabant sono stati riutilizzati per fare gli asfalti. Ma la Trabant era una macchina particolare, qualcuna c'è ancora, non possono girare per via del loro inquinamento molto alto, e questo dovrebbe far pensare un pochettino la gente, perché mentre in Italia c'era il boom della 500, la 600, uscivano le varie macchine di un certo valore che poi hanno fatto la storia dell'auto, qui in Germania c'era la Trabant. In Germania dell'Est c'era la Trabant. In Germania dell'Ovest c'era il Maggiolino, che era grosso modo l'alter ego della Trabant dall'altra parte della Germania. Trabant è una macchina che è stata veramente innovativa, ma veramente molto povera,
molto povera, basti guardare le immagini della Trabant. La Trabant era un'auto molto povera, fatta appunto per i poveri, fatta appunto per i poveri, e non ne hanno fatte poi tante, perché hanno fatto circa 3 milioni di esemplari, non di più. Se voi pensate che solo Milano ci sono 3 milioni di persone, 3 milioni e mezzo di auto, 3 milioni e 700 mila auto, capite che la Trabant non ne hanno fatte poi molti esemplari. Perché? Perché la gente all'estero era veramente povera. Ed era, la Trabant era studiata veramente per quella gente che voleva muoversi, ma erano poveri, veramente poveri. È stata veramente una macchina a bassissimo costo. Ancora oggi che i costi sono aumentati perché è un'auto d'epoca, oggi trovate una Trabant con 3.000 euro, 3.000, 6.000, dipende. Se la volete in perfette condizioni, arrivate a spendere 7-8.000 euro per una Trabant. Chi veramente cerca di venderla a 20-25.000 euro non la venderà mai. Però una Trabant era una, le Trabant erano le auto studiate per i poveri all'est. C'è un video dove io parlavo appunto della Germania dell'est. Germania dell'est uguale all'ovest? No. Parlavo appunto della Germania dell'est e dimenticai di citare in quel video la Trabant, perché la Trabant realmente fu un qualcosa di innovativo quando uscì. Peccato che rimase così e circolò in tutta la Germania dell'est fino alla caduta del muro. Ancora un anno dopo, nel 91, c'era ancora la Trabant in giro, mentre noi negli anni 90, basti pensare che nel 93 uscì la Punto ed era già in elaborazione nel 91, la Punto, una macchina nuova, innovativa, nuove forme, nuove tecnologie, il motore è sempre quello, perché il motore, la meccanica Punto è quella del 127. La Trabant era ancora presente nella Germania dell'est, in Germania, non solo all'est. Quando cadde il muro ci trovammo, io non ero qua, ma la Germania ovest si trovò praticamente invasa dalle Trabant, perché dall'est scappavano all'ovest, perché all'est non c'era nulla, c'era una Germania completamente distrutta. L'unico simbolo di libertà in una Germania non libera era la Trabant. Era quell'auto, era la Trabant. I tedeschi sanno qual è il significato di auto e di cosa vuol dire libertà di movimento. I tedeschi dell'estero sanno molto meglio di quelli dell'ovest, perché senza la Trabant non si sarebbero mai mossi. Senza l'unica auto che poteva circolare e che era possibile acquistare, in poche parole è quello, ti dava un po' di libertà. Questa era la Trabant. I tedeschi sanno cos'è la Trabant, sanno cos'è l'auto, sanno che cosa vuol dire la libertà di movimento, perché passando dalla Trabant all'est e dalla Volkswagen all'ovest, sanno cos'è l'auto del popolo, quella che gli ha permesso al popolo di entrare in movimento. Lo sanno bene. Qual è il problema? Il problema è che i tedeschi, pur sapendo, cioè non è anche un problema, la soluzione, perché i tedeschi poi sono molto più furbi degli italiani, molto più furbi, non su tutto, ma su molte cose sono molto più furbi. I tedeschi cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di mettere da parte il loro passato storico, di non dimenticarlo, perché se tu parli con un tedesco, se noi parliamo con un tedesco, un qualsiasi tedesco vi dirà, saprà la storia della Trabant o del Maggiolino, della Trabant o del Maggiolino, perché erano uno l'alter ego dell'altro, uno all'est e uno all'ovest. I tedeschi non hanno cancellato il loro passato storico. Molti hanno ancora una Trabant parcheggiata, io personalmente l'ho vista qualcuna, un Maggiolino parcheggiato, come noi che abbiamo la nostra 500. Quelle erano le auto, i vari alter ego della Trabant erano appunto la 500, il Maggiolino e così dicendo, quelle macchine lì, quelle da 500, 1000 di cilindrata, non di più. L'auto del popolo. Però
difficilmente le usano, cioè le mettono in moto, fanno un giro del palazzo e poi le riparcheggiano. Perché? Perché si rendono conto che hanno bisogno di evolversi e vanno, non dimenticano il loro passato, ma tendono a evolversi. Quelli dell'est specialmente tendono a mantenere un contatto col loro passato per non dimenticarlo. C'è chi qui in Germania soffre di ostalgia, c'è nostalgia di quando c'era il muro, in teoria. Poi vengono qua e rompono il cazzo perché vogliono qua gli stessi diritti che di là non avrebbero mai avuto senza la caduta del muro. Però va bene, noi qui all'ovest continuiamo a mantenere quelli dell'est, pagando delle tasse non da poco. Comunque, la Trabant è stata un'auto storica per la Germania, è un'auto storica, nessuno l'ha dimenticata, molte circolano ancora in Ungheria, in Gran Bretagna, in Polonia, non in Germania sono quasi sparite. Perché? Perché i tedeschi hanno saputo far tesoro nella propria storia qua dentro, ma andare avanti con l'evoluzione. Ma andare avanti, perché avevano bisogno di evolversi. E abbiamo bisogno tutti quanti di evolverci. Trabant è... Io ringrazio chi mi ha chiesto di fare il video sulla Trabant, perché? Perché la Trabant è l'esempio di come i tedeschi abbiano saputo mettere da parte il loro passato storico, metterlo lì, non dimenticarlo, tenerlo lì, perché dal passato arriva al futuro, metterlo lì, ma non vivere nel passato. Non si può continuare a vivere nel passato, perché il passato è passato, perché il passato, come si dice, acqua passata non macina più. Quindi vivere nel passato è un danno per noi. I tedeschi hanno saputo andare avanti, superare questa cosa, non dimenticando per l'appunto il loro passato storico, perché la Trabant fa parte del passato storico dei tedeschi e della Germania. Quello che io guardavo, mi stavo informando sulla Trabant, guardavo ed era divertente anche vedere l'interno di questa Trabant. C'è un volante, due pedali, perché cambia automatico, va solo marcia avanti e marcia indietro, due pedali, frenavi, acceleravi e quattro bottoni, non aveva niente di che, non aveva niente. All'interno non c'era niente di questa Trabant, ma era la libertà, era la ricchezza della Germania dell'Est, era un vero e proprio simbolo di libertà, anche se poi, appunto, ripeto, i materiali con cui era stata fatta la Trabant erano realmente materiali che non degradavano. Infatti, se si trovano ancora pezzi di Trabant, li macinano e li mettono nell'asfalto, li polverizzano e li mettono nell'asfalto, perché sono fatti di resina e non so che è stata la prima auto ad adottare la resina nella sua carrozzeria, la prima auto al mondo ad adottare la resina, perché costava meno, perché abbassava non solo i costi ma anche i pesi dell'auto e via dicendo. I tedeschi hanno saputo andare avanti, noi italiani abbiamo saputo farli meglio, perché nel 77 ad Orbassano la Fiat aveva già inventato tutto, aveva già tutto, macchina ibrida, macchina elettrica, macchina idrogeno, macchine, aveva già tutto la Fiat nel 76-77 a Orbassano, quando in Germania ancora facevano la Trabant, ripeto, l'hanno fatta fino al 91. Fino al 91 è stata fatta la Trabant. Metà del 91, credo. Un bacio e un abbraccio da Piero e da Francesca, fatemi sapere qua sotto cosa pensate di questo video, cosa pensate delle auto storiche come la Trabant, come la 500, come il Mangionino, e via dicendo. Fatemi sapere se siete arrivati fino qua, il video è di nuovo abbastanza lungo. Commentate col numero di like che avete messo. Spero che chi mi ha chiesto il video di fare il video sulla Trabant possa essere soddisfatto. Mi auguro che lo sia. Io ho passato veramente una serata intera a leggere tutto quello che si poteva leggere sulla Trabant. E tutto riporta lì al fatto che fosse una macchina del popolo, una macchina che dava libertà all'est.
dove appunto libertà, grazie ai rossi, non ce n'era. Bacio e un abbraccio, ripeto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!